me mi si vede, vero? Ma la grande ti si vede te, non ti preoccupare. Ciao e bentornati nella nostra cucina! Yes. Oggi continuiamo il nostro percorso nella cucina degli assaggi, l'avevo chiamato, non lo voglio dire, non ricordo. Sì, la cucina degli assaggi. La cucina degli assaggi. Oggi vogliamo fare la differenza tra i Pontis originali e questi qua che Michele ha già aperto, ma noi li abbiamo appena aperti da poco, e questi qua che sono dei Pontis comprati al Lidl. Vogliamo vedere qual è Pontis originali vs Pontis falsi. Però facciamo una prova, un doppio cieco, bene? Questi li metto dentro qua e li facciamo così. E li diamo alla mamma. E la mamma ci ha. Il nostro camera, almeno chiamiamo la mamma, che li mette dentro qua. Ti ricordi dopo quali sono? Nel frattempo leggiamo gli ingredienti di questi buonissimi. Poi leggiamo che i Pontis ci arriva la confezione. Vediamo un po'. No, non puoi guardare, eh. Qua abbiamo dentro la farina di mais, olio di girasole, ha 11% di aromi, che non si sa cosa c'è, però è tutta roba buona, formaggio, dadi, eccetera. Ti ricordi qual è uno, qual è l'altro? Guarda, guarda. Mi capisci già il colore? Sì, allora, Michele che è un intenditore capisce. Puoi prendere la confezione che voglio vedere sui Pontis? No, non ci sono niente, l'ho già guardato. Allora, scelgo una delle due. Intanto assaggia uno. Io assaggio questi, ma guarda come sospetto. Ma che faccia? Ma no, questi sono gli originali, Pontis originali. Sono meno chiare queste che queste, sono meno accese. No. Il gusto è poi anche diverso. Seriamente. Intanto ne mangio altri Pontis. Questi sono gli originali. E uno sono più semplici da masticare. Beh, due. Secondo me, primo, quelli non originali sono più grandi di quelli originali, mediamente. Poi ci sono anche qualche pezzettino grosso. Ma corti. Quelli non originali sono più gialli e questi meno gialli, giusto? Il latte, tipo un giallo ocra. E questo? Tutto. Giallo normale. Sai che ha una croccantezza diversa questo? È vero, ha un gusto molto diverso. È più leggero. Sai che giuro non sarebbe buono di conoscere. Se non fosse per colore. È a forma. Eppure anche il gusto. Tu li senti diversi di gusto? Sì, li sento. Chiudi gli occhi. Fermo, non ti aprire. Apri la bocca. Ok, manda questo. Non l'originale. Ok, adesso chiudi gli occhi. Fermo. Fermo, apri, ok. Cos'è questo? Non originale. Lui li sa riconoscere. Sì, perché ne mangia tanti. Ah, forse perché ne mangia tanti. Allora, te, a tuo gusto. Vediamo un po', sono tanti punti. Vediamo un po', a tuo gusto personale, qual è che preferisci? No, le fonti originali. Gli originali? E la cameraman che l'ha assaggiato anche lei? Forse i non originali. Li trovo più salati. Sì, ecco, esatto. Anch'io. I non originali? Li trovo più? Grazie cane mi lecca. Sì. Qualcuno lecca e male, più forti. Lo fa. Alla prova del 9, su quelli non originali, stavo leggendo, vedi? Su quelli originali c'è il 6% di formaggio, invece su quelli non originali c'è l'11%. Non vorrei che fosse un po' più salatici, però sinceramente a me quelli non originali qua, non è che mi dispiace, eh? Capi, se mi vedevi un po' masticare, stavo masticando vuoto. Il prezzo non lo so. La croccantezza anche adesso te l'ho. E forse questi qua sono proprio duretti, però se dali sono qua. Ma sono un po' più duri di questi, lo stavo per dire. Forse sono un po' questi sono forse un po' più croccanti anche. Ma come per me è importante il salato
Io preferisco quelli più salati. Ah, ha messo in tendaria per cogliere questi, però può qualcuno dire che sono le parte, perché sembra dire, però ho una mia. Quindi Michele preferisce quelli. Michele preferisce, preferisce questi, forse è una questione di. Al momento, non è che. No, diciamo. No. I miei bambini tutti do. Non che vedo, non che sento tutta questa differenza, ecco. Dopo non è un prodotto che sarebbe da consumare sempre. Comunque, per quanto mi riguarda, uno o l'altro. Sono tutti buoni. Cambia, sì, tutti due buoni, no? Non c'è tanta differenza. È un prodotto che può essere equiparato, sì. Bene, questo è il mio gusto. Cos'è qua? Quando finiamo a mangiare chiudiamo questo video. Un attimo, mastica. Lo finiamo? Allora, boh, questa è la prova del 9, per me sono uguali, cambia un po' il colore, per il resto è la forma. No, a me cambia, cambia tutto. A lui invece cambia tutto, però. La morbidezza, il gusto, la vista. Quindi, i giovani preferiscono, qual è che preferisci tu? Le fonti. Allora, i giovani promuovono i Pontis originali. Anche mio amico Alessandro preferisce questi. E gli anzianotti va bene anche quelli non originali. Per cui, qua, è una questione anche di gusto a un certo punto. Va bene, la chiudiamo qua questo video, va bene? Salutiamo tutti? Sì. Lo chiudiamo, con ciao e acquistate con gusto! Yeah!